Misure anticrisi. L'amministrazione Tambellini prosegue il percorso rivolto al sostegno delle fasce di popolazione più in difficoltà. Da oggi è infatti possibile fare domanda per accedere ad agevolazioni ed esenzioni. Si può disporre del modulo specifico di richiesta presso l'ufficio relazioni con il pubblico. Rientrano in questo servizio i rimborsi del pagamento della TIA, delle rette e dei servizi scolastici, pari all'importo del valore dei servizi per un periodo di 3 mesi, per quelle famiglie il cui capofamiglia sia disoccupato da oltre un mese. Nel caso in cui, trascorsi i 3 mesi, dovesse permanere lo stato di disoccupazione, l'esenzione sarà estesa a tutto il 2012. La stessa agevolazione verrà concessa ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria e ordinaria, qualora, nel secondo caso, nei 6 mesi precedenti siano stati collocati in cassa integrazione ordinaria per almeno 12 settimane, anche se non consecutive. Veniamo ora ai requisiti previsti per accedere a queste agevolazioni. Reddito familiare imponibile IRPEF lordo per l'anno in corso inferiore a 26.000 euro, al netto delle eventuali rate di mutuo della prima casa o affitto. Rientra nell'accordo tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali anche la costituzione del fondo straordinario anticrisi pari a 20.000 euro per finanziare le misure anticrisi e di solidarietà.